rimane innanzitutto un grande cammino di vita cristiana, di santità di vita, di rimessa in discussione di tanti, forse anche comportamenti, no? Di tanto stile di vita da ripensare. La parola misericordia, che è la rivelazione di Dio stesso, è entrata nel cuore di tante persone. Adesso dobbiamo viverla, continuare a viverla, ma dobbiamo essere ottimisti, no? Che il mondo, il cuore dell'uomo e delle persone, è un cuore anche disposto al bene. Aiutiamo tutti, con la testimonianza, con l'esempio e anche con un po' di coraggio. Auguri anche a voi. Essendo santo, noi facciamo un servizio un po' di ambulatorio qui, per cui cioè, ci ha lasciato moltissimo, perché ci ha aperto un mondo è stato un mondo di esperienze, un anno di esperienze bellissime, proprio per il servizio. Papa Francesco dice che non si finisce mai di contemplare il mistero della misericordia di Dio, allora è un desiderio grande di continuare a contemplare questo mistero e poi un desiderio grande di, ora siamo usciti simbolicamente dalla Porta Santa, di uscire e impegnarci per le disuguaglianze che sono in aumento anche in questa città, tante persone soffrono le disuguaglianze, allora anche capire quali sono le conseguenze delle politiche che a livello alto vengono portate avanti e aiutare chi più soffre le conseguenze di queste politiche. Ci ha dato la forza di ricominciare, cioè, di non spaventarci delle lotte che ci saranno, perché ci saranno, e quindi di riuscire a dare noi, almeno noi di una certa età, un po' di entusiasmo ai giovani, perché sappiano anche loro aprire molto il loro cuore, perché